Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Io sono Saverio. Io sono Tina. E siamo Horror, Arte e Cultura. Questa sera, sotto consiglio del nostro follower di Instagram, abbiamo deciso di fare la nostra prima video recensione. Cosa andremo a recensire? Sinister. Effettivamente è un film che abbiamo confermato perché l'abbiamo già visto. È un film che non ci è piaciuto, però c'è da ammettere che comunque ha i suoi punti a favore. E questi punti a favore in realtà li abbiamo scoperti proprio grazie a questo Sinister Days, che è stata questa rubrica settimanale dedicata appunto al film Sinister, che su Instagram ha vinto come miglior film horror di sempre. Però comunque grazie a questo siamo riusciti ad analizzare e scoprire molte cose interessanti di questo film. Una delle tante curiosità è che l'attore ha scritto la trama di questo film basandosi su un incubo che ha avuto riguardante al film di The Ring. Però che cos'è che ha Sinister di uguale o similare a The Ring? Sicuramente la lentezza, perché amici miei, The Ring come Sinister sono due film molto lenti. E poi non li definirei horror al 100%, sono dei mystery horror, perché praticamente tutto il film si incentra su un'indagine e poi gli ultimi minuti, con qualche sprazzo di horror qua e là, qualche mini jumpscare, qualche immagine macabra, fino ad arrivare poi agli ultimi 5 minuti dove esplode l'horror. E infatti questo me l'ha ricordato molto The Ring. Un'altra curiosità è che questo Bogul è completamente inventato dagli autori e dai produttori di questo film, ispirandosi però a delle leggende e a dei demoni babilonesi, che si dice che siano quelli pensati nella storia dell'uomo più cattivi e più pericolosi. Anche se dicono molti utenti, soprattutto sul web, che questo demone in realtà sembra molto ispirato a Moloch. Che cos'è? È un demone che ritroviamo nella Bibbia. E praticamente i cultori, talmente che avevano paura di questo demone, addirittura arrivavano a sacrificare il loro primogenito. Come? Sgozzandoli e bruciandoli. Però dico, che cosa parla Sinister sostanzialmente? Sinister parla di questo scrittore fallito. Fallito perché? Perché ha avuto il suo primo grande successo scrivendo un libro su un fatto realmente accaduto, su un omicidio, insomma. E qui proprio mostrano come questo scrittore Allison desidera avere di nuovo il successo avuto col primo libro e farà di tutto per averlo, e quindi insieme alla sua famiglia si trasferisce in una casa dove è avvenuto un efferato omicidio più un rapimento di un bambino. Quando si sono trasferiti in questa casa, Allison ha trovato uno scatolone con all'interno diverse pellicole girate in Super 8, e tra queste pellicole vi era anche l'omicidio del libro che lui stava scrivendo. Sì, esatto, ognuna di queste pellicole contiene un omicidio e praticamente lui comincia a studiare queste pellicole. E praticamente il film, un'ora e un quarto, è solo questo. Allison che guarda ripetutamente queste pellicole, indaga, poi a metà del film in una di queste pellicole vede per la prima volta il Bogul. Però non è che accade veramente qualcosa, c'è sempre questa domanda: ma perché, chi li ha girati, ma sto serial killer, ma chi è, chi non è e perché è così. E intanto arrivano le scene fighe, che non c'entrano assolutamente nulla né con il Bogul, né con la trama, né con niente. Il figlio di Allison, Trevor, soffre di un raro disturbo del sonno che si chiama terrore notturno o pavor nocturnus. Il terrore notturno non è altro che un disturbo del sonno in cui il bambino ha praticamente un incubo ad occhi aperti. Urla, si dimena e non c'è modo di tranquillizzarlo. Ecco, praticamente le scene più belle sono proprio tramite questo disturbo. Dopo questa ora e 10, ore e 20, la pellicola dura un'ora e 47, sì, si comincia a snodare qualcosa. Lui, tramite una videochiamata,
parla con questo demonologo che, vedendo le pellicole, i file che Allison gli manda, salta fuori che è questo Bugul, lo spiega chi è il Bugul, è un demone babilonese che si ciba dei bambini. E dopo questa scoperta, finalmente a un'ora e mezza di film, avviene la prima cosa realmente horror, e qui c'è tutto un piano sequenza davvero terrificante, e finalmente incontriamo l'horror. E dopo questa scena horror, Allison, insieme alla sua famiglia, ha deciso di abbandonare la casa e di abbandonare il progetto a cui lui stava lavorando. Ma quando pensa che tutto sia risolto, in realtà ha dato inizio a ciò che voleva il demone. Senza dilungarci oltre sulla trama del film, che cos'è che non va in realtà in Sinister? Allora, praticamente Sinister è una specie di sequenza di scene macabre dei finti snuff movie. Per chi non lo sapesse, gli snuff movie sono dei filmati reali in cui avviene una violenza contro una persona fino a portare alla sua morte. Ed è praticamente quello che trova Allison, trova delle pellicole snuff movie. Ed effettivamente è solo quello quasi tutto il film. Cioè, sul demone, su questo, si incentrano proprio gli ultimi 10 minuti. E per di più, come diceva anche lei, abbiamo ritenuto il finale fin troppo frettoloso. Appunto perché si è risolto tutto negli ultimi 10 minuti, non c'è stato tutto un velo di mistero. Ah, ma chi è che faceva questo? Ah, ma chi era qua? Ma chi era là? Chi è che faceva il filmino? Che questo, che quest'altro? Quegli ultimi 10 minuti che fanno risolvere tutto non ne ha fatto valere la pena, insomma, ecco. Sì, esatto, poi la scena, l'unica che poteva essere veramente tosta, l'hanno smerciata così, l'hanno fatta durare 2 minuti, e poi, quando veramente sembra che l'horror stia per arrivare, puff, Sinister finisce. Quindi, in conclusione, Sinister non ci è piaciuto. Poteva essere un buon film, perché le basi c'erano tutte, ragazzi. Cioè, io quando abbiamo fatto le ricerche delle curiosità dei film, abbiamo fatto gli approfondimenti e tutto, ti faceva venire voglia di vedere un film del genere. Esatto. Cioè, ti incuriosiva, dicevi, wow, deve essere una figata pazzesca. Poi in realtà, fiacco, cioè... Esatto, cioè tu sei lì che leggi i nostri articoli, tutti questi approfondimenti, il terrore del sonno, gli snuff movie, il demone, che figata di demone è, che non è. Poi dopo però vai a guardare il film, non c'è niente di tutto, cioè c'è, ma non c'è, è tutto in sordina. Non lo so, secondo me questo film è molto sopravvalutato. Secondo me è proprio perché la gente magari vede questi elementi che sono fini. Però, secondo me, rimane un film molto sopravvalutato. Speriamo che il video non sia durato un'eternità. Speriamo, sì, sicuro. E speriamo che questa nostra video recensione vi sia piaciuta. Fateci sapere se ne volete altre a questo punto, che noi ci attrezziamo e le faremo molto volentieri. Grazie a pagine di Stephen King, a questo punto, che ci ha consigliato di fare questa video recensione. Alla prossima, ragazzi. Buonanotte. Da horror, arte e cultura. Se il video ti è piaciuto, ricorda di lasciarci un like e di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nostri video.